Ciao e benvenuti in un nuovo video dal vostro Italo preferito. Oggi entriamo di prepotenza nell'industria dell'animazione giapponese per identificare tre registi dal grosso potenziale che hanno però deluso le aspettative. Prima di cominciare io vi ricordo come sempre che mi trovate anche su Twitch al canale Anime Tea Time, che per tutti gli aggiornamenti potete seguirmi anche su Telegram e che se volete supportarmi potete cliccare sul tasto abbonati. Ma adesso bando alle ciance e cominciamo senza indugio. Immagino che i più navigati possano trovarla una scelta azzardata, essendo Yoshiaki Kawajiri un regista che in un modo o nell'altro ha caratterizzato gli anime di fine secolo scorso. La trilogia della città è ancora oggi un'icona del grottesco animato di matrice nipponica, così come Cyber City o Edo 808 ha avuto un'influenza sotterranea sul cyberpunk stile Psycho-Pass. E Ninja Scroll, probabilmente il suo film più bello, è stato a dir poco funzionale nel trasportare l'animazione giapponese negli USA. Di meriti obiettivamente ne ha tanti, è stato per anni una figura centrale di Madhouse, affunto da maestro per numerosi talenti, eppure sembra che dopo la fine degli anni 90 la sua vena creativa si sia completamente esaurita. O meglio, che non abbia saputo adeguarsi ai cambiamenti dell'industria e del gusto. Quando Kawajiri ha solidificato una posizione da regista influente, l'animazione giapponese gravitava per lo più attorno all'home video. Come spiego più approfonditamente nel video che trovate nelle schede, tra gli anni 80 e 90 una serie di scelte economiche portano il Giappone a essere una delle più forti potenze mondiali, con conseguente aumento del potere d'acquisto dei cittadini. Molti studi dunque iniziano a coltivare quel pubblico di adulti cresciuti con anime e manga, proponendogli storie più adulte, più violente. È per questo che dopo il non fortunatissimo Lensman, Kawajiri trova senza troppi sforzi un pubblico recettivo alle atmosfere grottesche del pionieristico Wicked City, da cui poi traccerà un percorso coerente e ancora in linea con i tempi. Tra l'esplosione della bolla con conseguenti effetti sull'economia e la rivoluzione avviata da Evangelion, che riporta gli anime per adulti in televisione e dà spazio a una maggiore sperimentazione, Kawajiri non sembra però in grado di tenere il passo. Vampire Hunter D: Bloodlust e il tentativo di stabilirsi in televisione con l'adattamento animato di X delle Clamp sono opere ancora valide che tuttavia preannunciano l'evidenti difficoltà messe in mostra di più da Animatrix. Per chi non la conoscesse, questa compilation di corti legati al mondo creato dalle sorelle Wachowski si prefiggeva l'obiettivo di reinventare, di sperimentare con l'animazione, partendo da quella base. Delle due sceneggiature scritte di suo pugno, Kawajiri prima decide di dirigerne soltanto una, e poi con quell'una, The Program, fa le stesse cose di sempre. Certo, un autore è tale proprio perché ha un preciso modo di fare, ma quando in un'operazione volta al futuro finisci per ripropormi il passato, c'è qualcosa che non va. E non è un caso che l'altro corto da lui scritto, World Record, venga diretta con maestria e freschezza da un suo allievo e stretto collaboratore. Takashi Koike, poi diventato un nome di peso con Redline e Lupin the Third, colpisce in primis per la particolare idea visiva, per queste ombreggiature, queste linee spessissime che definiscono i personaggi con forza e incisività. Ebbene, lo stesso Koike afferma che ha iniziato a usare quello stile, il suo vero stile, solo quando ha cominciato a dirigere. Nei progetti in cui faceva da animatore, stava a sentire quello che gli imponeva Kawajiri. Ecco, l'idea che abbia avuto sotto agli occhi uno dei più grandi talenti di questo secolo, senza valorizzarlo manco un secondo, non è proprio il massimo. Un grande regista, specie se d'animazione, è tale quando riesce a tirare fuori il massimo dai suoi collaboratori. Quando Shinya Oira lavora in un film di Hayao Miyazaki, lo fa comunque con lo stile di Shinya Oira. Quando Kiura ha applicato la sua idea d'animazione a Ghost in the Shell, Oshii l'ha lasciato fare.
Il regista non è una divinità onnisciente e sono dell'idea che il suo modo di utilizzare i talenti altrui sia determinante nel mantenimento di una carriera duratura. Non penso infatti sia un caso se dopo che Koike inizia a farsi la sua strada, quella di Kawajiri si interrompe bruscamente. Dopo l'uscita del francamente mediocre Highlander Vendetta Immortale, l'ancora cinquantenne Kawajiri abbandona il cinema animato presumibilmente per sempre. In questi 15 anni, ed è la cosa che forse deludi di più, non si è però ritirato. Oggi è l'unico dei membri fondatori rimasti in forza a Madhouse e si occupa con regolarità di disegnare storyboard per le serie dello studio. Insomma, da grande regista è passato a ricoprire un ruolo di secondo piano. Forse per decisione personale, forse per costrizione. Perché il tiepido apprezzamento di Highlander era un piccolo segno di come i suoi modi di fare sanguinosi, lo stoicismo impenetrabile o quelle facce ruvide fossero passati di moda. Il pubblico di una volta forse può reinteressarsi di tanto in tanto, ma quello di oggi... Kawajiri, a mio modo di vedere, ha accettato di essere invecchiato e si è fatto da parte, lasciando spazio ai suoi allievi e alle nuove generazioni. Se vogliamo è un gesto anche giusto, ma ha chiuso una carriera che in fin dei conti è durata appena 20 anni e una manciata di titoli. Finché è durata è stata anche un bel viaggio, ma al netto delle capacità immaginifiche dell'autore, poteva darci molto di più. Rapido e indolore, quale che sia la verità sulla motivazione per la quale la carriera di Yutaka Yamamoto è nata sbagliata, ciò che è certo è che lui ha fatto tantissimo per autodistruggersi fin dal primo momento. Dopo essersi formato alla prestigiosa Kyoto Animation, Yamakan ha infatti in breve tempo l'opportunità di dirigere Lucky Star, serie che poi in Giappone ha avuto anche un discreto impatto. Ovviamente però non per merito del regista, che è stato licenziato dopo appena 4 puntate. La motivazione ufficiale fornita da Kyoani riguarda la qualità presumibilmente bassa e la cosa stupisce. Yamakan aveva dato una buona prova di sé come episode director e la scelta di puntare su di lui poteva indicare solo una grande fiducia. Infatti, come poi trapelato, sembra che il vero motivo sia un altro e che coincida con delle molestie sessuali nei confronti di una sua collega. C'è da specificare che si tratta di un rumor mai confermato dall'azienda, che però, visti i comportamenti successivi, non sembra certo implausibile. Ad esempio, dopo aver cercato di imitare lo stile Kyoani col dimenticabile Kanagi, nel 2009 ha chiesto scusa ai fan della malinconia di Harui Suzumiya per l'Endless Eight, lasciando intendere che se ci fosse stato lui non sarebbe mai successo. Poi ha anche lavorato a un corto basato su una serie opzionata in precedenza da Lachiani per vendicarsi, no? Voi non l'avete fatto perché non ne eravate in grado, adesso vi faccio vedere io come si lavora. Quando annunciò Fractale, una delle sue serie, dichiarò anche che se il progetto si fosse rivelato un fallimento si sarebbe ritirato. E visto che è stato un fallimento, si è davvero ritirato per un paio di anni, salvo poi tornare sulle scene con Wake Up Girls, franchise che avrebbe dovuto resuscitare la sua carriera e che l'ha invece portato a essere cacciato da Studio Hordet, ovvero lo studio fondato da lui 10 anni prima. Ad oggi, Yamakan è poco più che un cinquantenne col vizio di twittare cattiverie su chiunque. Ogni sua opera, però, incapsula benissimo quello che poteva essere e non è stato. Fractale inizia bene, con uno spunto esistenzialista interessante e una bella ambientazione sci-fi, ma poi dalla metà capitombola come un masso da una montagna nella confusione più totale e implode su se stesso senza che allo spettatore sia consentito continuare a coltivare quell'interesse dell'inizio. Wake Up Girls parte come un'interessante stoccata al mondo delle idol e a quelle opere che lo descrivono come un campo di fiorellini con le fate, ma oltre a diventare proprio quella roba lì dopo poche puntate, è anche disastroso dal punto di vista tecnico. È sempre così. Belle promesse,
pochi fatti. Sembra che Yamakan manchi di costanza, dell'impegno necessario a fare di quel talento innegabile una risorsa concreta. Al solito, puoi essere la persona più abile nel tuo campo, ma senza disciplina non arriverai mai dove puoi. E tristemente, dopo aver completato il film Hakubo, Yamamoto deve essersene reso conto. Forse perché condizionato dalla bancarotta dichiarata pochi mesi prima. Però ha infatti annunciato l'ennesimo addio al mondo dell'animazione usando parole che in bocca a un arrogante come lui suonano davvero tanto. Fin dall'inizio non sono mai stato capace di fare anime. Questa fa male. Hiroyuki Kitakubo è una di quelle persone che probabilmente non conoscerò mai. Eppure, dalle opere su cui ha posto il nome, ho sempre avuto la sensazione di stare assieme a un amico che conosco da tantissimo tempo. Un buon tempone, amante delle belle donne e onesto con se stesso e con gli altri. Che fosse Golden Boy o Blood, una commedia cittadina o un film d'azione coi vampiri, l'obiettivo era sempre lo stesso: divertire lasciando qualcosa. Con grande reverenza nei confronti del lavoro degli animatori, ampiamente valorizzato dalle scelte registiche. In appena 10 anni di carriera ha firmato solo opere di alta qualità. È riuscito a lavorare a più riprese con nomi importanti. Ha persino segnato la storia dell'animazione Hentai dirigendo il primo episodio di Creamy Lemon, una delle prime serie pornografiche. Purtroppo però, dopo il meritato successo di Blood the Last Vampire, non si è più seduto alla cabina di regia. Il motivo non è mai stato chiaro, ma fatto sta che proprio nel momento di maggiore esposizione, Kitakubo è scomparso dalle scene. E la sua eredità, che aveva il potenziale di essere una tra le più interessanti dell'animazione giapponese, si è sciolta come neve al sole nel giro di pochissimi anni. Di recente sembrerebbe essere tornato, ma il suo coinvolgimento finora è stato limitato a ruoli minori in serie randomiche. Addirittura è tornato a fare il Key Animator, come se avesse ripreso da capo il cursus honorum del regista. È un enorme peccato, perché il suo era un cinema semplice e immediato, ma anche molto pieno. Guardare un'opera di Kitakubo era come mangiare all'osteria da Peppino. Ti senti a casa, ti sfondi di cibo e sei contento. E finiamo qui. Non so se siete rimasti stupiti dal fatto che io abbia avuto il coraggio di mettere Kawajiri, che giustamente essendo stato elogiato da Dario è un intoccabile ormai, no? Non so assolutamente niente, ma spero comunque che il video vi sia piaciuto. Se è così, sapete benissimo cosa fare: il like, la condivisione, ciò che permette di arrivare a più persone possibili. E mentre che voi fate tutte queste difficilissime operazioni, io vi ringrazio e vi rimando ad un prossimo appuntamento. See you, Space Cowboys.